Ciao a tutti, si allontana da te, digli questo e tornerà con la coda in mezzo alle gambe. In questo video voglio spiegarti cosa dire a un uomo quando questo si allontana da te, quando questo non è più disponibile nei tuoi confronti, oppure una relazione non è mai decollata. Insomma, che frase dire, cosa dire per farlo tornare con la coda in mezzo alle gambe. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare. Abbonandoti al canale potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. E veniamo al tema. Veniamo al tema. Si allontana da te? Digli questo e tornerà con la coda in mezzo alle gambe. Allora, quando parlo di allontanare, in realtà intendo allontanare a 360 gradi, cioè un uomo che in qualche modo ti fa soffrire, un uomo che in qualche modo non ti dà quello che tu vorresti, un uomo che in qualche modo non si comporta nel modo in cui tu vorresti. E perché succede questo? Beh, succede questo perché per diversi motivi. Le relazioni possono essere infinite che contemplano questa situazione. Può essere una persona che hai conosciuto, col quale la cosa poi non è mai decollata, perché magari dopo le prime volte lui ha iniziato a fare un po' di tira e molla, non si è mai quagliata, diciamo, di fatto una relazione, non si è mai concretizzata una relazione. Oppure potrebbe essere il caso in cui la relazione magari è partita in qualche modo, ma poi lui si è raffreddato e si è allontanato. Ma potrebbe anche essere la relazione con un uomo sposato che dopo un po', con un uomo sposato che dopo un po' è tornato indietro. Ed è tornato indietro dalla moglie e si è allontanato da te, oppure che per paura che la moglie potesse scoprire si è allontanato. Insomma, possono essere infinite le situazioni che vanno a, diciamo, a definire situazioni di questo genere, non è un'unica situazione. Quindi questo devi tenerlo presente quando capitano situazioni di questo genere, le motivazioni possono essere molteplici, possono essere tantissime. Ora, cosa devi fare affinché si ribalti la frittata, affinché si capovolga la situazione? Ma bisogna fare diverse cose, bisogna fare diverse cose, e queste cose che bisogna fare sono legate diciamo, queste cose che bisogna fare sono legate a situazioni particolari. Queste situazioni particolari che cosa sono? Beh, sono ad esempio situazioni legate alla capacità di generare una sorta di reattanza in questa persona, quindi di reazione, di sconvolgimento, che adesso andremo a vedere ed è veramente molto potente e molto efficace. Però devi tenere presente un fatto fondamentale, e questo fatto fondamentale qual è? È che per applicare questa tecnica estremamente potente, estremamente efficace, non devi aver fatto danni prima. Cosa significa non devi aver fatto danni prima? Non devi prima, appena lui si è allontanato, iniziare a fare lo zerbino: ah, perché fai questo? La sirena, perché fai quello? Mi manchi, ti voglio, ti desidero, non posso stare senza di te, e perché fai questo? E perché fai quello? Ecco. Tutto questo, diciamo, non può essere, non può avvenire, tutte queste situazioni non possono avvenire
Perché se tu hai fatto questo, poi dopo è difficile recuperare. Cioè, non è impossibile, eh? Anche se è zerbinata, se è inseguito, è sempre possibile recuperare, ma a questo punto, se è capitato quello, la tecnica non può essere utilizzata subito, diciamo, seduta stante, ma ci deve essere un periodo di interruzione, ci deve essere un periodo di interruzione di almeno 21 giorni. Ci deve essere un periodo che vada a certificare il fatto che è avvenuta un'interruzione e quindi ci va un no contact di mezzo, perché altrimenti e comunque diciamo i tempi si dilatano, si dilungano, non è più così facile diciamo portarli avanti in tempi brevi, insomma. Ecco, questo è quello che dovresti imparare a fare, dovresti imparare a mettere in atto, diciamo, in modo preciso, cioè evitare quindi di fare questi inseguimenti. Ma qual è questa frase? Intanto ti stavo dicendo che va a toccare il suo ego, quello che andremo a vedere, e va ad utilizzare proprio il principio della reattanza. Il principio della reattanza adattato, ovviamente, afferma che se una persona si sente obbligata a fare qualcosa o a rinunciare a qualcosa, sentirà una spinta inconscia, inconsapevole a fare esattamente l'opposto. Ora, quindi che frase devi dire, che puoi dire, puoi scrivere, puoi insomma sviluppare in qualche modo? Una frase del tipo, apprezzo molto il tempo che abbiamo passato insieme, ma oggi non mi sento più vibrare, non provo più emozioni per te, quindi non dobbiamo più vederci. Questa è la frase. Intanto deve essere apprezzo molto perché deve creare comunque un ancoraggio, insomma, in qualche modo. Ma oggi, in questo momento, non mi sento più vibrare, non provo più emozioni, non sono più innamorata di te. E quindi gli dai l'ordine, non dobbiamo più vederci, glielo dai al contrario, perché diventa anche un comando ipnotico, perché per la parte logica diventa un ordine, non dobbiamo più vederci. Ma per la parte emotiva diventa un comando, vediamoci, perché non lo capisce. Ecco quindi che in questa semplice frase ci sono un sacco di cose che neanche la tua più fervida immaginazione può capire, di comandi nascosti, effetto psicologia inversa, effetto sfida, perché tu in realtà gli lanci una sfida, per cui, è molto molto probabile, ma molto probabile che lui inizierà a desiderare compulsivamente di conquistarti, di nuovo di riuscire a ottenere dei risultati positivi con te. Questo è molto molto probabile che accada, è molto probabile che si sviluppi un qualcosa del genere e affinché però possa svilupparsi devi imparare a fare le cose nel modo giusto. E per fare le cose nel modo giusto devi essere tranquillo, essere tranquilla, non avere preoccupazioni, non stare lì ad avere paranoie, ad avere paura, non tornerà, tornerà, eccetera, eccetera. Tornerà. Ed è qui che quando torna non devi fare l'altro errore che fanno molte persone. Non appena lui torna, tu sei subito lì, disponibile, pronta. Ecco, questo è l'altro grave errore. Quando torna e tornerà, dovrai rifiutarlo perché dovrai andare a calcare la mano, dovrai mettere dei vincoli, insomma, affinché possa esserci questa ricongiunzione, dovrà fare delle cose molto, come dire, fare degli investimenti molto grandi su di te. No, non puoi accettare che in 448 senza colpo ferire tu accetti che lui faccia quello, cioè che lui torna e tu sei subito disponibile. E no, se no scapperà di nuovo e poi sarà molto più difficile recuperarlo. Quindi i vincoli vanno messi. Bene, per questo video è tutto, spero ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco.
E ti ricordo che sul canale è possibile abbonarsi. Abbonandoti al canale potrai ricevere in apposite live delle risposte precise e mirate alle tue domande. Ciao a tutti!